Questa sera a fare finta insieme a noi il ritorno di Sara Gamberoni parleremo delle facoltà umane, facoltà superumane. Quanto saremmo predisposti e cosa riusciremmo a fare se solo conoscessimo meglio noi stessi. Tutto questo dopo la sigla. E voilà, ladies and gentlemen, amici, amiche, fedelissimi, veterani, abbonati, nuovi arrivati, forse per caso, ma il caso non esiste. Il ritorno di Sara, bentornata, come stai? Buonasera a tutti e sono molto felice di essere riuscita a ritornare qui. Non è stato molto semplice perché ho avuto un periodo di qualche difficoltà logistica, però alla fine, come sempre, ce l'abbiamo fatta e siamo qua oggi e buonasera a tutti. Si torna sempre dove si è stati felici, ricordatelo, Sara. Insieme a noi ci si diverte, anche i nostri amici a casa lo potranno confermare. Ondata di home spontanea in chat, ricapitolo delle puntate precedenti in questo viaggio che stiamo facendo insieme. Vi invito anche a rivedere tutte. Hai una playlist a te dedicata e questa sera si torna un po' a parlare delle facoltà umane, superumane, e diciamo subito che c'è chi lavora molto per amplificarle e se le usano anche in ambito militare, questa cosa di per sé basterebbe per essere garanzia di realtà. Ecco, già solo questo ci fa capire che quando c'è di mezzo lo zampino militare, c'è del fumo, ma c'è anche tanto arrosto, no? Assolutamente sì. E diciamo che questo argomento è stato, penso, il primo che abbiamo trattato insieme sul tuo canale e è un argomento a me veramente molto molto caro, perché quando io ho appreso questa cosa, ogni paura mi è svanita, perché ho appreso che l'essere umano con la sua sola mente, con la sua psiche, sarebbe meglio dire, insomma, più che mente, ha la capacità di creare qualsiasi cosa. E quindi la nostra mente viene spesso, purtroppo, dirottata nel creare le nostre peggiori paure, nel nutrire dei corpi di dolore, come per esempio abbiamo visto durante gli ultimi anni, che nonostante in questo momento, diciamo che le restrizioni si siano molto attenuate, le persone continuano a essere ancora affezionate alle cattive notizie. Si utilizza la nostra energia, molto, molto, molto preziosa, nella maniera più nefasta possibile, nella maniera non solo più inutile, ma più dannosa possibile. Quando in realtà, se solo noi sapessimo che capacità creativa, incettiva questa ha, impareremmo a usarla meglio e questo ha cambiato completamente la mia vita perché per chi mi conosce negli anni io ho trattato gli argomenti più crudi, più negativi, possiamo dire, possibili perché e infatti ho subito molte chiusure del canale perché ho toccato veramente i nervi più scoperti del mondo, ma poi una volta scoperte queste cose ho cambiato completamente prospettiva, ho incominciato a vedere la nostra importanza dal punto di vista costruttivo. E questo mi ha fatto capire che siamo così potenti, così invincibili, che dovremmo iniziare a organizzarci semplicemente per usare il pensiero in bene. Per cui appunto dal 2020 avevo creato questo canale Telegram che si chiamava Artiglieria Pensante, che si chiama Artiglieria Pensante, solo con lo scopo di unire in risonanza la nostra mente, la nostra psiche, per attuare, attualizzare, per concretizzare quello che noi vogliamo in positivo, insomma. E, fino a che
il mio grande sogno, appunto, si è poi realizzato l'anno scorso, l'11 o il 12 sì, di febbraio l'anno scorso, quando sono riuscita a portare proprio nelle sale dal vivo le tecniche proprio della Stanford University e della CIA, con cui in un solo giorno, insomma, tutte le persone hanno imparato come utilizzare le loro capacità psichiche, nella fattispecie, essendo il primo corso, di visione remota. Purtroppo l'entourage con cui ho fatto questo l'anno scorso si è completamente sfasciato e è rimasta in piedi però un'amicizia, insomma, per fortuna, con una persona di quell'entourage, che è Valeria Andrian, con cui farò appunto una tappa quest'anno, ma la prima la farò proprio con voi, miei cari amici, di Facciamo Finta Che, a Torino, e sarà il prossimo 30 marzo. Quindi sono veramente tanto tanto felice di poter ricominciare questo tour, perché era veramente un peccato dover smettere questa meravigliosa pratica per via poi di questioni amministrative. E quindi ci siamo, sì, di nuovo. E allora entriamo nel vivo, a fine puntata diamo anche i riferimenti, ma quest'oggi cerchiamo di capire anche, partendo dal remote viewing, dalla visione a distanza, poi c'è anche un filmato, ci sono varie capacità che vorrei analizzare insieme a te, ma come nasce la visione a distanza, chi ha cominciato a usarla e quali protocolli tu stessa hai studiato e sperimentato? La visione a distanza è qualcosa che è stata fatta sin dall'antichità. Quando noi pensiamo agli antichi oracoli, come quello di Delfi, e pensiamo alle Pizie, tutte queste, le Sibille addirittura, tutti questi sacerdoti e sacerdotesse a cui venivano chieste informazioni e che in un certo modo sembrava che andassero quasi in trance, si collegavano con un qualcosa che gli dava che gli dava l'oracolo, appunto, gli dava l'informazione che serviva. È una delle tecniche più antiche che l'umanità ha sempre utilizzato e che nei secoli è stata poi molto molto tacciata, insomma, di stregoneria, è stata demonizzata a tal punto che gli esseri umani non sanno più di averla, e chi ce l'ha è convinto di avere o dei poteri soprannaturali oppure di essere posseduto addirittura dal demonio. Questo è stato una delle opere di oscurantismo peggiori che sia stata fatta, perché si tratta in realtà, come poi hanno scoperto durante il progetto Stargate negli anni 70, appunto questi fisici del laser, fisici come Al Puthoff, il presidente della AirTech Institute, e come Russell Targ, su cui io ho fatto dei documentari che si trovano ancora sul mio canale, dove appunto questi fisici spiegano tutta la questione, spiegano tutta la storia di questa disciplina. È stato scoperto che si tratta di una facoltà naturale insita in ogni essere umano, che noi possiamo chiamare come un sesto senso, ed è una facoltà che ha uno spettro molto ampio, che va sia dalla visione remota, quindi vedere oggetti, target, obiettivi a distanza, con e senza coordinate, che è quella che noi faremo, quella con coordinate la faremo proprio nel corso, appunto, che faremo il 30 di marzo. Va quindi dalla semplice percezione extrasensoriale, che sarebbe quindi la ESP, quindi la visione a distanza o la percezione uditiva a distanza, o anche tattile, comunque un tipo di percezione che non implica l'utilizzo di capacità per plasmare la materia, fino invece anche proprio alla psicocinesi, quindi l'apporto di oggetti, il teletrasporto di oggetti, la materializzazione di oggetti e il cambio proprio delle proprietà molecolari della materia. Quindi è uno spettro ampissimo che noi possiamo utilizzare in rapporto proprio alle nostre capacità psichiche. Possiamo fare tutte le cose che si chiamano magia e che purtroppo sono adesso relegate all'ambito della magia. Infatti questi scienziati si lamentano nei loro libri, nei testi che io poi porterò a questo corso, su cui io
l'ho creato, insomma, lamentano proprio il fatto che le persone che sin da piccole si rendono conto di avere poteri psichici, purtroppo non abbiano un riferimento, non abbiano un'istituzione di riferimento che possa aiutarli a svilupparle e purtroppo si debbano per forza andare a introdurre in sette, in religioni, in addirittura sette sataniche, perché questi sono gli unici ambiti, sette magiche, in cui purtroppo queste facoltà vengono sviluppate. Quindi il pericolo è quello di entrare a fare parte di organizzazioni che si nutrono dei soldi, dell'energia, degli adepti, facendogli pensare che soltanto attraverso i loro metodi, le loro tecniche, le persone possano utilizzare queste capacità, convinti che non siano capacità loro, ma che siano capacità che gli vengono date attraverso una ritualistica anche molto pericolosa. Questo in ambito massonico si conosce bene. Io ho scoperto queste cose attraverso una lunga relazione che ho avuto con una persona che era stata all'interno di una, in una fratellanza terapeutico-magica che si chiama Miriam, fondata da un grande mago italiano che si chiama Giuliano Kremmerz, Ciro Formisano, al secolo, di Napoli, dove appunto tutti i poteri che sono facoltà naturale dell'essere umano venivano fatti sviluppare agli adepti per la guarigione a distanza, che è una delle tante possibilità che noi abbiamo, ma attraverso una ritualistica che evocava entità demoniache, angeliche, ebraiche, usando pentacoli, usando geometrie, rituali, evocazioni di entità, e che addirittura quando ci sono dei cambi a livello di vertice amministrativo in queste sette, le persone vengono scomunicate e gli viene detto che gli vengono tolti tutti i loro poteri. Invece questi poteri io ho scoperto che non gli sono stati effettivamente tolti, ma le persone continuano ad averle lo stesso. Da lì ho incominciato a pensare, ma che cosa sono questi poteri? C'è qualcuno che te li dà? Sono veramente le entità che te li danno? Oppure c'è qualcos'altro sotto che non si vuole che noi sappiamo? E così ho scoperto di questi studi, appunto, di queste università che sono stati condotti per diversi anni e che addirittura hanno visto la nascita di un esercito di vedenti remoti militare durante la Guerra Fredda in America, ma anche in Russia e in Cina, dove si sono scoperte le vere origini di questo potere, che se volete oggi possiamo vedere. Approfondiamo, sì. Quindi gruppi di persone che in ambito militare provano a decodificare, vedere dove nascondono le risorse, che tipo di strumentazione usano, dove sono ubicate, perché, eccetera, eccetera, eccetera. E vediamo che sia globale, quindi quasi ogni superpotenza ha ufficialmente, e quando dico ufficialmente pensate in realtà a cosa stiano usando, ma in maniera non ufficiale, ha ufficialmente ammesso di far ricorso a questo tipo di facoltà, a questo tipo di persone opportunamente addestrate, giusto? Sì, sono documenti che sono stati declassificati nel 95 o nel 2005, che per oltre un ventennio erano stati assolutamente segreti, era stato un segreto di Stato e poi è stato invece ammesso pubblicamente, tant'è che questi documenti sono stati pubblicati, desecretati, e che gli scienziati che hanno condotto questo progetto, appunto Russell Targ al Puthoff, hanno fondato proprio questa associazione internazionale di visione remota che si chiama IRVA, in cui hanno pubblicato tutte le metodologie e danno il permesso di utilizzarle a qualsiasi persona, per cui anche noi le utilizziamo, insomma, nei corsi, per semplicemente capire come ognuno di noi, in una maniera molto molto semplice, possa arrivare a utilizzare la propria percezione extrasensoriale. Abbiamo anche poi un video, se vuoi lo andiamo anche a vedere. Di solito c'è da dire questo: quando viene desecretato qualcosa è perché ne hanno una versione ben più
potente ed efficiente. Quindi sì, infatti, come si vede in questo documentario che ho tradotto, che si chiama Third Eye Spies, cioè le spie del terzo occhio, che possiamo mettere in descrizione per chi fosse interessato, ufficialmente dopo la fine della Guerra Fredda questo progetto è stato chiuso, però ci sono le stesse persone, gli stessi scienziati che se ne sono occupati, che dicono in questo documentario che è stato chiuso solo ufficialmente, ma nella realtà si utilizzano ancora. Questo è un genere di arma psicotronica, il più a buon mercato e anche il più utile che sia a disposizione dei nostri governi. Quindi utilizzare le persone, le loro capacità psichiche. Quindi rendiamoci conto che per esempio il film L'uomo che... come si chiamava quel film? L'uomo che sussurrava le capre. No, è un mix l'uomo tra l'uomo dei cavalli. L'uomo che fissava le capre. È stato proprio... con George Clooney è stato fondato, è stato ripreso proprio da uno di questi progetti, di cui il colonnello Lynn Buchanan, che fa parte appunto della IRVA, dell'Associazione Internazionale di Visione Remota, è stato a capo, in cui creavano, facevano lo strangolamento a distanza. Quindi questi militari che strozzavano i loro nemici a distanza. Una cosa interessante è che i russi e gli americani, che erano le due potenze contrapposte, hanno collaborato in questo progetto. Quindi gli americani sono andati in Russia a studiare e i russi sono andati in America, alla Stanford, a studiare. E tutti insieme sono andati in Cina a studiare le capacità psicocinetiche del popolo cinese, in cui è stato scoperto che cos'è effettivamente questa energia. Un'energia che noi, io poi approfondendo anche le questioni proprio dell'etere di Nikola Tesla, sono riuscita un po' a comprendere come funzioni praticamente. E se vuoi faccio una piccola condivisione di schermo, sì, per fare capire. Allora, aspetta. Mentre tu fai la condivisione di schermo, io voglio risottolineare come in realtà le megapotenze che vengono studiate a scuola come acerrime nemiche stiano tuttora collaborando e abbiano da sempre collaborato in alcuni progetti. Ma vuoi vedere che con lo spauracchio del Stato A contro Stato B in realtà l'obiettivo vero sono i popoli di ognuno, quindi i nemici di ogni popolo stanno al loro governo, e che quindi il nemico principale sia chi va a minare la sudditanza e l'obbedienza di un popolo stesso, i cosiddetti ribelli? Ecco, in questo modo devo dire che assumerebbe tutta un'altra visione il mondo, soprattutto per come ci vengono descritte le guerre. Allora dimmi quando sei pronta, vedo lo vedi? Sì, vedi quando vuoi. Se tu mi dici che sei pronta, allora, lo mandiamo già. Presentazione. Così, noi ovviamente lo vedo. Vedi? Nel... Io lo vedo solo io quando mi dici che possiamo mettere in onda, ok. Puoi mettere in onda. Sì. Vai. Se vogliamo proprio, mi clicchi nascondi, così togliamo anche quella barretta lì che tu hai. Ok, in mezzo. Togliamola. Perfetto. Va bene così? Ah, sì. Perché questo computer non l'ho mai usato per fare queste cose, quindi non so bene come è venuto. Comunque, sì, diciamo che questi studi che hanno fatto appunto la Università di Stanford, nei suoi libri tace molte cose che poi ho scoperto da altri documenti desecretati della CIA. Tace soprattutto quale sia l'origine di questo tipo di energia che l'essere umano riesce a utilizzare. Perché effettivamente non parla mai di questo progetto che è stato intrapreso per 10 anni in Cina, dove si è scoperto che l'uomo può, a suo piacimento e a comando, imparare a utilizzare queste capacità. Nei libri appunto che sono stati pubblicati in America e in Italia da questi scienziati, si racconta dei più grandi soggetti psichici, di cui poi parlerò in maniera estensiva durante il corso,
tra cui la più famosa è Nina Kulagina, questa psichista, possiamo chiamarla, russa, che era capace con la psiche di fare qualsiasi cosa, poteva apportare oggetti, teletrasportarli, spostarli da una parte all'altra, farli passare attraverso tavoli, bruciare le persone con la psiche, ma ci sono state poche persone che erano in grado di farlo a comando. E questi scienziati dicevano che non si sapeva come imparare a utilizzare questa abilità, ma che veniva fuori molto spesso in alcuni periodi di particolare stress, in cui si avevano questi fenomeni che si chiamano di poltergeist, cioè quello che noi possiamo vedere nella letteratura sulle case infestate, dove si è visto che in realtà si tratta proprio di energia psichica repressa che trova una valvola di sfogo, un po' come una bombola sotto pressione, una pentola a pressione che a un certo punto deve sfogare perché questa energia è troppa. È troppa e i momenti di stress sono qualcosa che la fa esplodere, perché è regolata dai nostri neurotrasmettitori, quindi da segnali neurochimici del cervello. Invece, in realtà, quando loro sono andati in Cina, hanno scoperto che questa energia si può iniziare, si può imparare a usare a piacimento attraverso alcune tecniche di controllo proprio di questa energia. Allora, Nikola Tesla aveva scoperto che praticamente tutto ciò che noi vediamo deriva dall'unica matrice universale che è l'etere, che è un enorme serbatoio di forza, lavoro, che è pronta per essere utilizzata, ma è immanifesta. Però con alcune scosse lui ha scoperto che attraverso delle sollecitazioni elettriche sui suoi condensatori riusciva a fare manifestare questa energia attraverso questo tipo di stress elettrico. E questo era un tipo di energia però molto diversa da quella che noi conosciamo come quella elettromagnetica, perché che cosa fa? Viola la legge di conservazione dell'energia e viola la legge di Ohm, cioè lei segue il percorso non con minore resistenza elettrica, non a minor resistenza, ma a maggior resistenza. È un tipo di energia veramente molto strana e è un'energia monopolare, neutra, quella che potremmo chiamare i neutrini, e attraversa qualsiasi schermatura e non ha nessun vincolo di spazio e di tempo. La stessa cosa è stata scoperta proprio durante questi studi sull'energia psichica, sull'SP, da questa università di Stanford, che ha scoperto che questo era un tipo di energia che violava qualsiasi legge della fisica, perché non aveva nessun limite di schermatura di spazio e di tempo. Le persone con la loro psiche potevano agire all'interno di sottomarini dall'altra parte del mondo, con enormi strati di materiale schermante. Non c'era alcun limite all'azione di questo tipo di energia, la stessa cosa che poi aveva visto Tesla. Quindi c'è stato poi lo scienziato Konstantin Korotkov che ha sviluppato ulteriormente le scoperte di Simeon Kirlian sull'aura umana elettromagnetica. Quindi il nostro corpo, noi sappiamo che è circondato da un'aura che sarebbe un campo bioelettromagnetico che appunto viene sollecitato, si può vedere, si può fotografare allo stesso modo di quello che Tesla aveva scoperto con i suoi supercondensatori, con i suoi condensatori. Lui dava questo stress elettrico e vedeva questi brillamenti. Nello stesso modo questo dottore Konstantin Korotkov, dando una piccola scossa elettrica alle dita delle persone, riesce a fotografare questi brillamenti attorno al corpo, quest'aura. Questa è l'energia, appunto, su cui lui ha scritto un libro che si chiama L'energia della coscienza. Questo tipo di energia viene fotografata anche nei momenti, appunto, di emissione di pensieri. Quindi, quando una persona, per esempio, manda un pensiero d'amore a un'altra persona, viene fotografato proprio un raggio di questa energia dalla persona all'altra. Questo è un flusso di fotoni, di biofotoni,
che appunto è quello che viene utilizzato durante questi processi. E appunto questi tipi di fotoni sono delle onde longitudinali, non sono onde trasversali, sono le stesse che aveva scoperto Nikola Tesla. Per cui diciamo che noi siamo completamente immersi, il nostro corpo emette questa energia, che è l'energia dell'etere, l'energia del vuoto, che appunto è un'energia di cui è fatto e tutto è permeato attraverso l'utilizzo di questa energia nel nostro corpo che si muove all'interno dei nostri canali energetici, che sarebbero cristalli liquidi, proprio come quelli della nostra tecnologia. Per cui questi meridiani energetici, scoperti appunto dalla medicina cinese ma anche fotografati, sono quelli attraverso cui si muove tutta questa energia, che è quella che rende possibile le manifestazioni psichiche. E questo è stato scoperto appunto da tutti questi scienziati, soprattutto in questo decennio, in cui hanno fatto questi studi appunto in Cina, in cui hanno scoperto che, questo è il sommario, l'abstract, hanno scoperto, e il proponente di questa ricerca è stato proprio il fisico considerato il padre della tecnologia spaziale cinese, che le persone, i bambini, come già era stato visto appunto, come racconterò meglio anche nel corso, hanno tantissima di questa energia. Poi a un certo punto, quando crescono, questa energia si esaurisce, ma attraverso la pratica del Qigong, appunto, che è una pratica cinese di controllo della respirazione, di controllo del lavorio mentale, si riesce a riprendere completamente l'utilizzo di questa energia, fino a riuscire a fare delle cose incredibili, tra cui quelle appunto che faceva questo maestro di Qigong, Zhang Baosheng, che è stato studiato per anni ed era addirittura stipendiato dalla difesa cinese, perché, ed era utilizzato anche appunto dal governo cinese per fare i loro esperimenti, insomma, di cui non ci vogliono dire di più. Fatto sta che appunto il video che ti ho mandato è relativo proprio a questo maestro, per farvi vedere un po' quello che lui riusciva a fare, quello che tutti quanti attraverso questa pratica. Volevo interrompere la condivisione. Come si fa? Non ti preoccupare, tanto l'ho tolta io. Okay. Guarda, visto che l'hai citato, il video, se vuoi lo mandiamo senza audio e lo commentiamo. Sì. Questo è Qigong, quindi qua è il manovrare il Qi. Il Qi, esatto, che è il modo in cui i cinesi, nella medicina tradizionale cinese, chiamano l'etere, quindi questo unico substrato universale che poi, quando si muove a livello di onda, non si vede, quando invece inizia a vorticare forma l'atomo, quindi la materia, ma è fatto tutto dell'unico substrato, e questo tipo di energia si muove dentro di noi ed è quello che sviluppa i nostri poteri vitali prima di tutto. Quando poi l'energia è abbastanza e circola in maniera copiosa nel nostro corpo, noi abbiamo la salute fisica. Quando poi l'energia è talmente tanta, ma talmente tanta, che diventa in eccesso, va a nutrire altri meridiani, che sono chiamati dalla pratica del Qigong meridiani meravigliosi, che sono quelli che danno poi la capacità di utilizzare le capacità psicocinetiche. Quindi la prima cosa che viene fatta è quella di avere appunto la salute fisica, e per fare questo però è importantissimo quello che poi hanno scoperto anche parallelamente gli scienziati della Stanford University, ma che nel Qigong è proprio la base di questa pratica: è importantissimo non sprecare questa energia, e il modo principale in cui questa energia si spreca è attraverso le onde che vengono emesse dalla mente quando pensa, quando appunto c'è questo dialogo automatico nella testa. Il pensiero automatico, il lavorio della testa appunto, viene chiamato proprio nella scienza delle ESP,
rumore mentale, è quello che non permette alla psiche di ricevere le informazioni a distanza, e nel Qigong questo è appunto il primo parassitaggio della nostra energia. Nel momento in cui noi lasciamo che la mente pensi, emette continuamente onde e va a drenare l'organismo dell'energia che gli serve per la salute, tant'è che poi le persone si ammalano perché non c'è abbastanza energia proprio nel sistema corporeo. Quindi la base per fare funzionare qualsiasi abilità psichica è proprio quella di fermare il rumore mentale e poi imparare attraverso queste tecniche di respirazione e di movimento, un po' simili a quelle del Tai Chi, proprio a riprendere l'energia del cosmo, l'energia dell'etere attraverso la terra, il cielo, e questo è anche alla base di altre discipline molto interessanti che sono nate sempre in Russia, come quella del transurfing, che è un'altra cosa molto interessante, su cui Valeria, appunto, la ragazza di cui... Sì, adesso ci arriviamo, ma visto che abbiamo visto delle immagini, le volevo commentare con te. Abbiamo Tratto il video, abbiamo visto come questa energia, se fra l'altro se pensate un po' alle dimostrazioni dei vari monaci, per esempio i monaci tibetani che muovono, piegano e hanno queste facoltà superumane apparentemente, loro riescono a concentrare, abbiamo visto nella prima parte del video come in due dita concentrata questo chi, questa energia fosse in grado, ovviamente, di per sé la materia di cui è fatto il corpo umano è decisamente meno dura di una roccia, ma concentrando energia nella sommità, in questo caso è riuscito a infrangere la roccia, oppure concentrando l'energia a contatto riesce ad alzare la temperatura al punto che in realtà si possa in qualche modo agevolare l'incendio della carta, qual è il rovescio della medaglia? Che anticipando i vari fenomeni del CICAP, che già me li vedo dire, ma c'è la tecnica per poterlo fare. Da sempre, quando non hanno saputo spiegare qualcosa, perché ne hanno una gran paura che il popolo possa acquisire determinate conoscenze. E allora ecco i cagnolini del potenti che vanno a confondere le acque. C'è anche la tecnica, ci sono dei liquidi infiammabili, ritardanti, per cui c'è la possibilità di falsificare questo tipo di fenomeni. Non chiunque vi mostra che è in grado di farlo, perché altrimenti se no valgono anche le barramarchi, ma che ci siano dei truffatori non vuol dire che alla base si siano impegnati per copiare, per imitare un qualcosa che vedevano fare, di questi poteri, tra virgolette, di questi siddhi, di queste facoltà che molte persone, tramite la meditazione e la pratica, che una volta erano comune a tutti, è molto più innaturale pensare che il nostro sistema scolastico sia nato per controllare e far stare zitti, fermi, reprimere ogni forma di creatività e arte, per poter essere solo degli ingranaggi di un sistema. E quindi ecco che il sistema scolastico si è trasformato in una fabbrica di esecutori d'ordini, non in un posto in cui apprendere la cultura, prendere coscienza di che cos'è stata l'umanità, di cos'è stata la storia, di che cosa sia la scienza, quella vera, non quella che professano in qualche modo la gente comprata dalle multinazionali, di cosa sia l'essere umano, di cosa sia il mondo, di cosa sia l'ambiente, di cosa siano la fisica, le forze, le energie. Ed ecco che, se ti va, finiamo anche il video. Però lo diciamo, si vede poi anche quando qualcuno ha un trucco, ma che sia qualcuno che usa un trucco non vuol dire che allora nulla di quello che si può assistere è vero, perché altrimenti si fa un grosso errore. E anche perché queste persone hanno speso tutto questo tempo per
smitizzare e ridicolizzare alcune pratiche, perché vogliono tenere nascoste. Allora, quando non riescono più a contenere, ridicolizzano, imitano, vanno a confondere. Questo avviene anche per le notizie. Quando c'è stata in qualche modo la diffusione e si è tolto il monopolio di chi controlla l'informazione, ecco arrivare le fake news, poste da chi? Dagli stessi organi di stampa, per screditare chiunque possa fare divulgazione e informazione sugli altri metodi. Se ti va, riprendiamo il video da dove l'avevamo interrotto e lo commentiamo. Sì, e ci tengo a dire che questo video io ve lo mostro perché questo maestro, Zhang Baosheng, è stato appunto sottoposto per un decennio a esperimenti controllati proprio dalle università cinesi, internazionali, americane, tra cui la Stanford, e dal Ministero della Difesa cinese e anche americano. Per cui questi sono video assolutamente certificati e io ho la bibliografia ufficiale di questo, per cui se no non ve l'avrei nemmeno mostrato. E qui stiamo vedendo appunto il maestro Baosheng, che ha strappato come se fosse un foglio di carta un pezzo di pietra. E in questo momento invece vediamo che attraverso questa tecnica di condensazione dell'energia Qi, dell'etere, insomma, fatta con il Qigong, che è una tecnica che poi io ho incominciato a fare dopo che ho scoperto queste cose che ho condiviso nei miei canali, questa è polvere di ferro, e vediamo come lui la muove attraverso l'energia. Adesso ne vedremo altri esempi. Questo maestro, ho conosciuto persone durante i corsi dell'anno scorso che erano state a delle sue dimostrazioni, tra l'altro è stato molto emozionante. E lui è venuto spesso in Italia. Anche qui vediamo ancora meglio, proprio, guardate. Guardate che cosa riesce a uscire dal nostro corpo, insomma. E lui utilizza questo per guarire le persone anche, ovviamente. Questo sta facendo un trattamento a una persona, vediamo che gli arriva proprio una scossa. Ecco, in ambito, diciamo che per il benessere, non usiamo guarigione così non incappiamo nell'algoritmo. Ah, ok, non sapevo di questo nuovo algoritmo. Sono un po'... Sì, però, giustamente, le energie sottili in qualche modo vanno a influenzare, no? Sì, qua si tratta di vere e proprie guarigioni, hanno fatto, anche se non volevo incappare nell'algoritmo, però, come è scritto in questo documento desecretato, appunto, in cui si parla di questi studi, per decenni hanno studiato proprio questi maestri di Qigong, che tenevano delle conferenze di anche 14.000 persone, alla fine delle quali, soltanto parlando dell'energia Qi, le persone in sedia a rotelle si alzavano dalle sedie, le persone che arrivavano con arti rotti se ne andavano via con gli arti aggiustati, gli facevano addirittura le radiografie prima e dopo e non si vedeva alcuna rottura. Quindi ci ricordiamo quelli che erano i sermoni di Gesù Cristo in cui accadevano queste cose, sono degli echi probabilmente di un tempo in cui già si facevano queste cose, si conoscevano i poteri taumaturgici dell'energia umana, che già solo nel momento in cui se ne parla e si sta in tanti in una stanza, essendo energia Tesla che va in risonanza, si amplificano in maniera esponenziale, per cui è necessario appunto che le persone per prima cosa, come verrà detto anche nel corso, ci credano, perché nel momento in cui sanno di averli è come se li sbloccassero veramente, e il più grande nemico di questo tipo di energia è proprio lo scetticismo. Infatti, come già ho detto in altri video in cui ho parlato degli esperimenti sulla PK, la psicocinesi, appunto, degli esperimenti che hanno fatto nel piegamento del cucchiaio, le uniche persone che non ci credevano erano le uniche tra 85 persone, e l'hanno fatto per diversi anni, le università della California, gli unici a cui non si piegava il cucchiaio. Poi alla fine, quando vedevano gli altri a cui si piegava, i primi erano i bambini, perché non hanno il preconcetto mentale, si piegava a tutto il resto delle persone.
sono cose sensazionali, ma sono naturali per tutti noi. Brava, torniamo sull'essere naturali. Userò proprio per il discorso di cui sopra, userò il paragone con una macchina. Anche il corpo umano è una macchina, no? Allora facciamo finta che questa macchina, la scienza stessa ufficiale, ammette che ha capacità di autoaggiustarsi. Lo fa da sola, quindi basta mettere in condizioni di non stress e di maggior energia che questa facoltà naturale dell'aggiustarsi da sola viene più velocemente. Quindi in realtà, se lasciamo fare alla natura e gli si dà semplicemente più energia, avviene prima. È ben più complesso quando accade l'esatto opposto, e quindi c'è una non volontà della macchina stessa di autoaggiustarsi. Ecco, questo poi entriamo in altri ambiti che magari approfondiremo sempre con te. Però vediamo come a tutto ci sia una spiegazione e che sia in capitoli omessi, magari delle stesse materie che stiamo andando a studiare ancora oggi, no? Omettono dei capitoli, anche perché provate a pensare all'industria che guadagna sulla gente che non sta al 100%. Ecco, che interesse hanno ad avere gente senza problemi? Se le automobili durassero a vita, che motivo avrebbero di esistere le officine dei meccanici? Ma ecco che questa obsolescenza programmata, ecco che tutto ciò che compriamo in realtà ha una durata, e questa cosa porta avanti il consumismo, però è fatto apposta per continuare a rompersi. Ecco, facciamo finta che lo stesso paradigma possa essere applicato anche a noi. Ecco, e su questo io poi vorrei tornare anche con te su altre puntate, so che tratti molto bene l'argomento. Però ecco che anche in ambito chiropratico c'è l'invisibile. L'invisibile deve essere in qualche modo universalmente riconosciuto, no? Se un qualcosa non lo vediamo, non è detto che non esista. L'esempio che io faccio spesso anche nei nostri trekking spirituali è quello delle onde radio, quindi l'FM. È chiaro che siamo immersi in onde FM, non le vediamo, ma se noi attiviamo un'antenna, un apparecchio, una radio in grado di captarle, non solo potremmo sentire la musica, potremmo anche cambiare frequenza e sentirle tutte. Ecco, ed è un ramo, no? Se si ha lo strumento giusto, ecco che l'invisibile prende spiegazione. Ma per chi non lo conosce, sembra pura magia. E se a voi queste cose sembrano astruse, sappiate e fate magari provate a fare il paragone con se noi tutti andassimo in qualche zona remota della Terra a parlare con qualche popolazione aborigena e fargli vedere l'accendino che con un clic fa il fuoco. Ecco, sarebbe scambiato per magia. E in questo modo tutto ciò che in qualche modo è molto comune e della banalità per qualche civiltà sembra magia, stregoneria per qualche altra civiltà, magari anche compresente, che vive lo stesso tempo. Provate a pensare solo oggi nei vari angoli della Terra quante popolazioni diverse ci siano e quanti modi diversi di intraprendere, di descrivere quel che è la normalità, la quotidianità, la routine e la realtà. E questo vale sia in positivo che in negativo. Provate a spiegare perché la maggior parte delle persone si sveglia presto al mattino per inseguire un modo di essere vessati dei debiti, dei soldi per comprare cose di cui non ha bisogno, che poi il giorno dopo deve tornare a lavorare, tutto per essere liberi magari 2 settimane all'anno. Che modo di vivere potrebbe sembrare veramente buffo a qualche altra popolazione? Proprio così, ma come magari a noi sembra strano vedere le popolazioni che in realtà sono molto a contatto con la natura, un po' in stile Avatar, e che gliene frega anche poco di tutta una serie di tecnologie, perché le hanno innate, no? Esattamente. Oltretutto, una volta apprese poi queste cose, dette dagli stessi scienziati che le hanno provate, insomma, per decenni, nessuno avrebbe più
interesse ad andare a rincorrere questo criceto nella ruota, perché con queste capacità psichiche chiaramente non c'è limite a quello che si può fare, tant'è che gli stessi scienziati, appunto Russell Targ, Al Puthoff, nel documentario su cui ho accennato prima, Third Eye Spies, raccontano dei vari esperimenti che hanno fatto giocando in borsa, indovinando il mercato dell'argento, per cui ogni volta che hanno bisogno di soldi guadagnano in questo modo. E ci sono molte persone, anche soprattutto nella Russia, che si vedono appunto nel documentario, che si specializzano nella visione remota proprio per fare questo. Per cui diciamo che non ci sarebbe più bisogno di lavorare, di fare niente. Se le persone avessero le loro capacità psichiche innate, imparerebbero a gestire loro la loro realtà, tant'è che appunto c'è questa tecnica russa su cui ho accennato prima, del transurfing, su cui c'è un'accademia anche qua in Italia, e la mia amica appunto Valeria Andrian la sta frequentando. Poi ci sono molte persone che non hanno frequentato, che comunque la trasmettono, e questo non è vietato ovviamente, non c'è niente che lo vieti, però ovviamente il fatto che ci sia un'accademia è garanzia di fedeltà di questa disciplina, insomma, che racconta proprio come alla base della gestione della realtà ci sia la conoscenza di questa energia del cosmo, di come viene captata dai nostri canali energetici. Quando abbiamo molta di questa energia, siamo capaci, solo con la nostra intenzione, di cambiare la nostra realtà, quindi di sviluppare anche felicità, abbondanza nella nostra vita. Per cui diciamo che è molto importante che le persone vengano tenute all'oscuro di tutto questo, tant'è che uno degli psichici più importanti al mondo, più conosciuti, Uri Geller, appunto israeliano, che faceva il piegamento dei cucchiai e dei metalli, è stato spacciato per il più grande ciarlatano. Eppure lui è stato per anni proprio, e si vede anche in questo documentario, Third Eye Spies, è stato sottoposto a esperimenti controllati per decenni da queste università, che certificano che invece le sue capacità erano assolutamente autentiche. Eppure se noi lo leggiamo nei libri, appunto, c'è scritto che è un grande ciarlatano. Quindi diciamo che la televisione dice delle cose smentite dalla letteratura scientifica. Infatti questo maestro Zhang Baosheng, che abbiamo fatto vedere prima, sono stati pubblicati i risultati su Nature addirittura. Per cui è incredibile come la letteratura scientifica abbia spiegato e abbia certificato i nostri poteri per decenni, eppure tutti noi ne siamo ancora completamente all'oscuro. Per cui questi sono i grandi anni in cui è importante che almeno ne veniamo a conoscenza e impariamo le semplici tecniche per poterli gestire, per poter arrivare a contatto di queste nostre facoltà, per conoscere meglio noi stessi, per cambiare le nostre esistenze, smettere di vivere nella paura e imparare quanto siamo potenti, insomma. Mi viene in mente anche proprio la nascita del CICAP, quello che viene attribuito come padre del CICAP, che è Piero Angela, che seppur inizialmente posso anche cercare di capire il perché magari abbiano voluto fare un controllo sull'attività del paranormale, d'altronde ci sono molte persone che ci hanno lucrato prendendo in giro, no? le vanna marchi della situazione, con lo scioglipancia e con il sale che si scioglie nell'acqua. E allora è giusto tutelare le fasce più deboli della popolazione andando a indagare e smascherare i ciarlatani, ma non vuol dire che siano tutti ciarlatani. E la malafede di Piero Angela lo ha dimostrato, ovviamente a parer mio, in quanto mio parere è insindacabile e nessuno mi può chiedere di ritrattare, è la questione di Gustavo Roll e come in realtà Gustavo Roll stesso ci sia rimasto male, che in realtà dopo essersi prestato, all'inizio non capiva tutto questo interesse di Piero Angela, poi nel raccontare parrebbe proprio che Piero Angela abbia omesso alcune cose, sottolineando anche, andando a screditare e attaccare una persona come Gustavo Roll, che era di un'importanza a livello mondiale, che non ha mai chiesto un euro, ha sempre solo fatto del bene alle persone, ed ecco che la scienza, quella con l'H,
comincia a rivelare il suo volto, a diventare cattiva nei confronti di chi fa del bene, perché vogliono il monopolio, vogliono muovere loro i figli e decidere cosa è giusto e cosa non lo è, e che cosa è verosimile e cosa non lo è. Ecco perché in realtà poi si capirà nel corso degli anni che magari si arriva a un 2020, ed ecco che avere anche essersi auto attribuiti la capacità di dire cosa sia scienza, cosa no, e che cosa sia una notizia reale, cosa sia una fake news, possa andare ad aiutare una dittatura e possa fare del male alle persone. Questo piano piano si sta rivelando, sono tempi interessanti, tempi da Kali Yuga, da fine ciclo, tempi in cui non ci si può più concedere il lusso di pensare che tutto sia un caso, di non vedere un disegno globale. Non che tutti i fautori, chiunque faccia parte del sistema, ne è cosciente, anzi, la stragrande maggioranza delle persone sono utili idioti che coprono un ruolo solo in virtù del fatto che sono tanto utili quanto idioti e che non si fanno domande. Ma c'è tuttavia qualcuno che i fili li muove, e una volta individuato chi sono realmente i potenti, non sono i politici, non è la classe politica, e non lo diciamo noi, lo dicono i partecipanti a queste riunioni sottobanco, di cui ormai di segreto non c'è più nulla, si sanno i nomi dei partecipanti e si sa che non invitano più i politici perché non serve, è più utile un influencer di un politico, quindi è più utile Jovanotti, sì. Che ogni riferimento a Jovanotti è puramente voluto, no? Sì. Questo fa parte anche dell'autodifesa, il cercare di ampliare le vedute. Noi non diciamo che sia sempre per forza così, ma tenere la mente aperta affinché un giorno venisse verificato e che ognuno possa poi per proprio percorso verificarlo, non ne rimarremmo scioccati, stupiti. D'altronde la luce tutta insieme acceca, ma se inseguita poco a poco, si passa dalle tenebre, dall'oscurità alla luce, e non acceca, non abbaglia, anzi illumina e fa vedere. Esatto, in maniera graduale e passo per passo, perché ci rendiamo conto che si tratti di argomenti assolutamente sconvolgenti, però ormai il mondo è pronto a tutto questo, secondo me, anzi. E quindi è il momento di non avere più paura e di essere consci delle proprie capacità, e di comprendere che se noi non conosciamo la nostra potenza, c'è qualcun altro che la conosce, che ci userà per i suoi scopi. Noi in ogni caso questa energia tutti i giorni la usiamo. Per che cosa la vogliamo usare? Per fare aumentare i loro propositi, per farli per fare il loro gioco, oppure per muovere la vita secondo il nostro destino, insomma, il nostro percorso. E questo è quello che vorrei trasmettere, insomma, e che faremo, insomma, che abbiamo già iniziato a fare e che adesso non, nulla più lo fermerà, insomma. Tutti quanti devono saperlo. Non si chiede un atto di fede, ma ognuno possa in qualche modo provare a sperimentare, ed è per questo che insieme a te il 30, per chi ci segue in questi giorni, altrimenti sarà storia e magari ci sarà qualcosa d'archivio dove magari faremo vedere quel che è accaduto in base al punto dello spazio-tempo in cui ci guarderete queste nostre parole. Ecco, provate, e che ognuno possa sperimentare. La stessa cosa che facciamo quando andiamo nei luoghi di potere, quando proviamo i trekking spirituali, quando oltre alla conferenza, che è il momento in cui facciamo vedere che esistiamo davvero, perché potremmo essere altrimenti artificiali, creati da luci e da suoni. Molta gente segue influencer sui vari social che non esistono. Ecco, noi facciamo vedere che esistiamo, ci facciamo, parliamo, ridiamo, passiamo una bella giornata insieme, ma lasciamo, fra l'altro quel che fa Sara è ancora più, diciamo così, stimabile e sorprendente, perché in poche ore prova già a far fare una dimostrazione e a far vedere
quel che sono i risultati in pochissimo tempo, no? Per ciascuna persona, esatto, faremo tutti insieme la prima prova di ESP, di visione remota, e tutti quanti riusciranno a toccare con mano quelle che sono le loro abilità. Molto bene. Su questo, adesso facciamo vedere la locandina, ricordo che la volontà, l'attenzione e il nostro stato d'animo influenzano la materia. Alla base della fisica quantistica, che sembra tanto difficile ma non è, c'è il principio secondo cui l'osservatore influenza l'osservato. Quindi ciò che guardiamo dipende dal fatto che lo stiamo guardando. Ciò che facciamo dipende dal fatto che lo stiamo facendo. La realtà che cos'è? Scopriamolo insieme. Un primo passo è imparare ad usare le nostre abilità extrasensoriali con Sara Gamberoni, sabato 30 marzo a Torino. Vedete info e prenotazioni, sia l'email che SMS o WhatsApp, così lo andiamo, potete anche in qualche modo segnare. Apprezzo chi si vuole mettere in gioco e provare. Poi, che come tutte le cose, è come fare una lezione di calcio. C'è chi da subito riesce a fare la rovesciata e chi magari ha bisogno di allenarsi un po' di più. Anche lì c'è il talento, c'è l'individualità, c'è la soggettività, e quindi non per forza si è tutti campioni da subito, ma non per forza si è tutti negati e chi ci riesce è una spanna sopra gli altri. Bisogna provare, sperimentare e cercare quel che è il nostro cammino, il nostro percorso, perché solo capendo chi siamo potremo capire che percorso fare per giocare al meglio in questa realtà, in questo spazio-tempo, in questa vita che, lo ricordo sempre, ci siamo scelti, perché non è un caso che siamo qui. Proprio vero, infatti, appunto, queste, come spiegano questi scienziati, come vedremo meglio nel corso, sono proprio abilità artistiche, abilità di emisfero destro, come anche Gustavo Roll aveva provato a trasmettere, insomma. E ognuno di noi ovviamente ha la sua propensione maggiore e anche attraverso questo corso si spera di portare le persone verso la loro specialità, perché appunto ognuno di noi è diverso e ognuno di noi, tutti noi abbiamo queste capacità, però ognuno di noi se le ha in maniera un po' diversa, perché ognuno ha abilità, talenti differenti e la nostra specialità sta proprio nello scoprirli e nel valorizzare la nostra unicità. Tutti quanti abbiamo qualcosa di speciale e tutti quanti noi abbiamo queste abilità e non ci sarà più nessuno adesso che si butterà giù pensando che siano soltanto appannaggio di qualcuno o che ci siano gli stregoni che gliele possono dare, gliele possono togliere, che attraverso l'ayahuasca, che attraverso i rituali massonici, sono cose assolutamente naturali che abbiamo tutti quanti noi. Tutto quello che dobbiamo fare è scoprire come arrivare a toccarle, insomma. Riscoprirsi bambini e senza pregiudizio, senza il chi ti credi di essere, torna nella realtà, non camminare sulle nuvole, ecco, quel modo lì, quel ritrovare la propria parte da bambino, da infante, che proprio come il piccolo principe è quell'approccio necessario per riscoprire il mondo, ricordandosi che da bambini parlavamo con gli animali, parlavamo e interagivamo anche con l'invisibile e con quel che in realtà era molto più affine al posto da dove siamo partiti. Ecco, questo poi ognuno completerà come meglio crederà gli spazi e il non detto, perché ogni percorso ha sé, però indubbiamente qualcosa c'è. Detto questo, io ricordo anche tutti gli altri eventi che faremo, quindi cercateci sulle pagine, presto a Vittorio Veneto, presto nelle Marche, l'11-12 maggio a Torino per il mio compleanno e poi anche il 15 giugno a Roma, vedi quanto in realtà ci stiamo
in qualche modo organizzando per girare l'Italia intera. Sappiamo che ancora tante città ci aspettano, ma piano piano cerchiamo di recuperare. Un abbraccio anche a chi sostiene i libri. L'attività letteraria è sempre più fondamentale anche come lascito, e quindi un abbraccio a chi ha contribuito, condiviso, parlato o addirittura acquistato Sotto l'Antartide, Enigmi di una terra proibita, disponibile in tutti i formati, in tutte le piattaforme, e anche Terra Cava, disponibile in tutti i formati, in tutte le piattaforme, Il Re del Mondo, Agartha, Shambhala, Shangri-La e Luzi. E breve lanceremo e presenteremo anche Grafia Sacra e Portali Dimensionali. Quindi lo cominciamo a dire in modo che la gente si possa organizzare. Grazie di cuore, Sara, per quest'altra puntata insieme. Grazie Gianluca, grazie a tutti quanti. Ci vediamo presto. Grazie a Bob Mesbet, grazie a tutti quanti voi, fedelissimi veterani, abbonati anche per il super sticker in chat, e io direi che ci diamo appuntamento alla prossima. Se vi va, parlate di noi, iscrivetevi al canale, condivideteci e inviateci ai vostri amici.